Paola Bragantini. Ferranti. Mi pare che abbiano votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. 51 favorevoli, 281 contrari, la Camera respinge. Andiamo adesso a pagina 37, 246, Bruno Bossio. Vuole parlare, prego. Penso che lo dobbiamo. Il 24 maggio è l'anniversario della morte di Fabiana, la ragazza uccisa a Corigliano dal suo giovane fidanzato, uccisa e bruciata viva. Credo che questo tema dell'educazione di genere non possa essere messo tra parentesi, non solo per attuare la Convenzione di Istanbul, perché è una delle questioni centrali che nelle nostre scuole deve esserci in termini di educazione al rispetto degli altri e educazione all'accettazione della differenza. Per cui io accolgo la proposta che diceva la collega Carocci, spero che ci sia, ho fiducia, c'è anche una mia proposta di legge, che sia presta discussa e incardinata in commissione la proposta di legge sull'educazione di genere. Per adesso ritiro l'emendamento. Quindi è ritirato il 246 Bruno Bossio. Andiamo avanti, adesso c'è il 2400 della Commissione. Parere favorevole di Commissione e Governo, contrari relatori di minoranza. Luigi Gallo, prego. Grazie Presidente. Allora, la Commissione aveva eliminato questa parte del disegno di legge, dove in sostanza si aggiunge che l'analisi critica, l'analisi computazionale che deve essere alimentata all'interno dell'organico dell'autonomia, deve essere collegata nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. Cioè continua un impianto in cui si dice che ogni cosa che si fa all'interno della scuola deve essere finalizzata al lavoro. Non è così. Il lavoro crea i cittadini, non crea né consumatori in erba né lavoratori precari in anticipo. La volete smettere con questo impianto? Adesso prima togliete la frase, adesso la rimettete in aula. Siete ridicoli. Quindi non ci sono altri interventi su questo emendamento? Bene, dichiaro aperta la votazione sul 2400 della Commissione. Gregori. Matroni.